GF VIP, la regia richiama Edoardo Tavassi per microfono e lo convoca in confessionale, video. Edoardo Tavassi è stato richiamato e bacchettato dalla regia del Grande Fratello VIP per il microfono. In queste ultime ore, il giovane è finito nel mirino degli autori del reality show per il microfono tenuto male all'interno della casa. Di fronte alla sua insistenza sul fatto che il microfono fosse acceso, dalla regia non si sono fatti problemi a convocarlo in confessionale. Nel dettaglio, Edoardo Tavassi è finito nel mirino della regia del Grande Fratello VIP per il microfono posizionato forse in maniera scorretta. Tavassi cambio batterie, ha esclamato la voce dalla regia durante il primo richiamo nei confronti del Geffino. Immediata la reazione di Edoardo, il quale sosteneva di aver fatto da poco il cambio batterie. È verde, tutto acceso, ha esclamato Tavassi che continuava così a ribadire di non essere nel torto come sostenevano dalla regia. A quel punto, la reazione degli autori non si è fatta attendere e lo hanno subito convocato in confessionale. Tavassi in confessionale, ha esclamato nel giro di pochi secondi l'autore che in quel momento si trovava in regia. Scatenando le risate degli altri concorrenti che stavano assistendo alla scena, tra cui Nikita e Patrizia Rossetti. Non è la prima volta che la regia si ritrova costretta a intervenire per bacchettare e riprendere i concorrenti. Situazioni analoghe si erano verificate anche nelle scorse settimane. Intanto, in queste ultime ore, a tenere banco è stata anche la rottura tra Antonella ed Edoardo Donna Maria. La coppia nata in queste settimane all'interno della casa del Grande Fratello VIP 7 si è ritrovata per l'ennesima volta ai ferri corti. Una nuova discussione ha riacceso lo scontro tra i due fidanzati e, questa volta, Donna Maria sembra aver preso una decisione ultima su questa situazione. Il giovane si è detto stufo del clima di astio che si sta venendo a creare sempre più spesso con la sua fidanzata. Motivo per il quale ha scelto di prenderne le distanze. Sarà un addio definitivo oppure, ben presto, i due torneranno sui loro passi? Lo scopriremo nel corso della prossima puntata serale del reality show di Canale 5. Prevista questo sabato 17 dicembre a partire dalle ore 21:30 circa. Degeaba frate sunt mulți, dar văd și alții care luptă încercând să mute mulți. Oameni care au ceva de spus, oameni care vor să ajungă tot mai sus. Ai mei, ai mei, ai mei.